Ho sentito suonare il campanello, ma si vede che era già aperta la porta perché è venuto su un uomo e mi ha detto che c'era il postino giù che mi aspettava per farmi firmare una cosa. E io sono scesa con la chiave, il postino non l'ho visto, non c'era nessuno. Intanto lui è entrato in casa mia e mi ha preso il portafoglio dalla camera da letto. Mi ha preso un cofanetto, era pieno di roba non di valore, però per me aveva, insomma, erano tutti degli orecchini in argento e poi se n'è andato. Lei l'ha rincontrato quando è salito? Sì, io salivo e lui scendeva e non ho minimamente pensato, io sono entrata, c'erano tutte le luci accese. E niente, ho trovato questa sorpresa. È la mano racconta Telelibertà della donna piacentina vittima dell'ennesimo odioso raggiro e derubata questa mattina da uno sconosciuto che ha bussato alla porta della sua abitazione in un palazzo nella zona di Viale Dante. Scenda c'è il postino, la scusa adottata dallo sconosciuto. La signora si è rivolta alla polizia, alla quale ha descritto il truffatore come un uomo sulla quarantina con la carnagione chiara e senza particolari accenti.